Benvenuti in questo nuovo video di GTA 5. Quest'oggi speedrun io contro Fede, Marce e Marco. Il mio obiettivo sarà sopravvivere all'interno di GTA per 20 minuti, mentre il loro obiettivo sarà banalmente farmi fuori prima dei 20 minuti. Allora, spieghiamo un pochino le regole. Non ci hai spiegato nulla. È molto particolare. I primi 5 minuti li passeremo dentro la città. Ok. Non avrete il radar, ma saprete che io sarò in giro per la città. Okay. Se mi trovate mi potete cercare di ammazzare. Ok. 10 minuti poi invece li passeremo per arrivare alla zona del Monte Ciliad. Quindi potrebbe essere la strada di sinistra verso Folto Zancuro, la strada di destra verso la prigione. Si può prendere la strada che si vuole. Ma quei 10 minuti saranno per arrivare alla zona di Monte Ciliad, mentre gli ultimi 5 minuti saranno appunto una scalata per il Monte Ciliad. Quindi saprete queste macro zone dove potermi trovare, ma non avendo il radar dovrete dividervi tra di voi, organizzarvi bene e cercarmi. Sì. Lo sai che non avendo il radar, se io provo ad andare al Monte Ciliad mi ritrovo all'aeroporto. Bene, basta che prendi la strada per il porto d'altra parte della mappa, cioè. Dai, no, cioè. No, Steph, no, so, vabbè. Allora. Sì, comunque non sono accorti quello che ho fatto. Sì, io me ne sono accorta. Cosa hai fatto? Niente. Lo vedranno i campioncini. Esatto, mi hai bucato una ruota? No, peggio. Io non ho avuto il coraggio di farla. Marco ha avuto il coraggio. Cosa hai fatto? Niente, vai. Niente, giovane, lo vedranno loro. 3, 2, 1, via. Ma io non capirò mai. Comunque no, inizia, dai. Ok. Non ho la ruota bucata, no. Sei partito, ho un minuto di vantaggio, Ok. Ovviamente. No, un minuto di vantaggio non esiste, Steph. Siamo senza radar, io ti seguo, non mi interessa. No, cioè... Allora, lo stanto sei enorme, come facciamo a capire dove mi sta seguendo? Ma raga, va 10 volte più veloce della mia macchina, che è la più veloce del gioco. Ma non è vero. È un problema, è un problema. È la nuova, la Tyrant. Stai mentendo. Raga, l'ho perso. Marci, cosa dobbiamo fare noi? Niente possiamo fare, non è che... Cioè, è così. Mi vede. Sta mentendo. No. Raga, in autostrada! E tu verso che direzione? Sai quanto... Come faccio a dirlo? Roma, Napoli, verso che direzione sta andando? Caltanissetta. Ah, grazie. Ok. Monza, no. Monza. Ok. Allora, da questa... Vi immaginate GTA 6? Ok. Ispirata Monza Edition. Sì, bello. Los Angeles per Los Santos. Monza. Come si potrebbe comunque chiamare? Comunque, molto più bella. Facciamo così. Io Grand non so se Marci mi vede ancora. Tipo, non io ti vedo più, sai perché? Per perché mi hai bucato la ruota. Tipo Ponza. Io ti ho bucato Ponza. La ruota. Ponza esiste. Ah, Ponza. Esiste? No, eh sì, Ponza sì che esiste. È anche bellissimo. Allora, abbiamo un problema, raga. Se voi lo toccate, vi buca tutto. Steph, però hai scelto il veicolo. Ho scelto il veicolo che voglio per sopravvivere. Dai. Io, ragazzi, sono nella periferia, quindi nei quartieri un po' più isolati. E qui, secondo me, non c'è. Cioè, perlomeno non l'ho visto. Ma in realtà eravamo vicini a te, Fede. Ho una domanda. Dici? Eravamo. Però dipende da che periferia. Cioè, sono molto vicino a qualcuno. Sei molto vicino a qualcuno. Ma tu hai il radar? Sì. Io ho una domanda. Ah. Ma noi possiamo schiacciare start e guardare dove sei? Pesante, Teoricamente no, però lo puoi fare magari ogni 2 minuti. Ti piace? Va bene, ok, va dai, bene. No, ci sta, almeno per riallinearci. Esatto. Perché sennò la mappa è troppo grande, Steph. Allora, è stata piazzata una taglia su Mark. Ma perché siamo solo noi? Ma la sessione privata, ci siamo solo noi, chi gliela piazzata? Allora, sono passati 2 minuti, quindi tra 3 minuti inizierà il passaggio per arrivare alla zona del Monte Ciliad. Ma raga, è tecnicamente impossibile. Raga, sta roba, come faccio a trovare Steph? È impossibile, Steph? Raga. La parte di Monte Ciliad, ragazzi, ha 2 salite, io non vi vorrei dire. Raga, io non vedo nessuno, ma come faccio? Io sono passato vicino a qualcuno di voi prima. Molto vicino. Molto, tipo? Tipo che qualcuno ora mi può aver visto. L'hai visto? Raga! Dov'è? Come faccio a spiegarlo? È verso la zona ricca. Ok, io ci sono, io sono nella zona ricca. Vicino ai palazzi alti. Zona. Io sono lì, Sei lì? Sì. Nella zona ricca, ragazzi. Si sta nascondendo nelle vie delle quelle che salgono. Esatto. Il problema è che anche se c'è uno start, io non capisco dove sei. Quindi per me è inutile averlo. Sto cercando di capire dove andare, mannaggia. Cos'è successo? Ho fatto scendere un colpo. Mi ha tipo investito. Ero così che decidevo, ok, dove vado, stavo riflettendo, lì sotto c'è quello, lì sopra c'è quello, mi ha preso. Davvero? Dov'è adesso? Tefo, dove sei? Sono in città. È in zona. Oh, non ci posso credere, ragazzi, ho beccato. Dov'è? Dove? Descrivi. Aiuto.
Ma cosa dobbiamo fare noi per fermarti, Steph? No, mi scusi, no, la polizia no. E mi ha detto uccidere, bene. Proprio ucciso? Eh sì, 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 okay. Devo essere morto. Raga, lo possiamo seguire tramite la polizia? No, 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 no. È giusto, no, no, dov'è no, la polizia? Non la sento. Vai, allora non mi tolgo la polizia, vi do sto vantaggio. Oh, che noia sta gente, basta. È qua! È qua da me! Raga, definite il qua! Qua cosa vuol dire? Come insomma, te lo posso dire, Marci? Siamo all'altezza verso il mare, c'è la polizia. Ma perché prende me la polizia? Non so come posso trovare. È sulla costa, ragazzi. Ho capito, sto arrivando. Provo ad arrivarci. Ma che sono in centro città, quindi... Ricordatevi che da adesso si può andare per Monte Ciliad. Ok. Quindi vuol dire che tu andrai verso di qua. E sapete da che lato sto andando, avete un bel vantaggio. Oh, ragazzi, c'ho il campione dietro. Sento sparare. Mi sta sparando a me. Siete giù, quindi. Mannaggia, la polizia. Troppo veloce lui. Pim! È troppo veloce. No, mi spara, occhio. Che barone con quell'auto. Vado tutto nella costa e poi salgo su, che tanto più o meno è quella la strada. Mannaggia, mannaggia, ci mancava. Ho sbattuto la gomma, sento bucato una gomma. Non si possono bucare le mie gomme. No. Penso che abbia quelle antiproiettili, anche ovvio. Noi abbiamo quelle antiproiettili, Fere, ma si bucano lo stesso noi. Perché ha quelle robe strane. Raga, dove ci sono, sei, Steph? L'ho perso. Sto soffrendo. C'è la polizia, quindi qua Steph è in zona. Ok, vado. Allora, io mi sto tenendo la polizia, mi sto facendo un favore, sto impazzendo perché pioggia più polizia, è terrificante. Sì, ma il problema è che tu hai la macchina velocissima, noi abbiamo la macchina lenta e la polizia. Oh, potevate pure scegliere il veicolo, io non vi ho detto che veicolo prendere. Gonzolini, campioncini, chiaro. C'è la polizia, io non ho scelto il veicolo loro. È tutto dritto, raga, è tutto dritto di qua. Sì, vedo la scia della polizia, quindi per forza. Ma poteva piovere un altro momento, no? Direi. Ma è un vantaggio per voi sta pioggia, mannaggia. È un vantaggio per te. Ah, raga, dov'è? Non riesco a correre con questo veicolo. Ok. È su questa via, è su questa via. Ma la polizia può farsi una vita? A Monza. Allora, Steph è zitto. Siamo al meccanico. La polizia che mi crea problemi. Comunque, allora, anche la mia auto è abbastanza veloce. Non so se è quanto la sua, però la mia è una bella auto. No, raga, la sua è proprio... È troppo veloce, fulmine. Io ho scelto proprio un'auto bella da corsa. Ok. E basta. Ma Mark è rimasto indietro rispetto agli altri? Perché ho dovuto cambiare veicolo, perché ho bucato. Vedo ancora la polizia, cavolo. Povero fanciullo. Quindi qui il maledetto. Però ragazzi, non l'ho mai visto. Allora, vedo ho seminato la polizia senza chiamare Lester. No. Ma raga, ma secondo me sei nascosto, Sei nascosto. Quando avevo il tempo di nascondermi contro la polizia. Non è la spiaggia. Ah, che poi ho due stelle anche io di polizia. Ecco perché la polizia è sempre mannaggia, non me l'era accorta. Sì, anch'io, Fiera, ho due stelle. Ma cosa ho fatto? Non Marco ho fatto sta andando nulla al mare. Perché ho due stelle? Per me è in spiaggia, ve lo dico. Sta campione! Dov'è? Dov'è? Ti conosco troppo io bene. Però io ti conosco mappa, troppo bene. Posso vedere. Ti conosco troppo bene. Ma no, ragazzi, ma io sono molto più avanti. Ve l'ho detto, raga. Certo, ragazzi, vi ho trollato. Siete passati di fronte a me. Ragazzi, era rientrato in una di quelle zone della spiaggia. Mannaggia. Adesso è riscappato verso Monte Ciliad. Lo vedo, ragazzi, quindi lo trovate. Raga, io devo chiamare l'est. Ok, l'ho a visto, meno l'ho che visto. Sia ancora in spiaggia. È in spiaggia? No, no, l'ho visto. No, no, è passato. Io c'ho la Formula 1 adesso. Ok. Hello. Dov'è? Ti buco le ruote. No, raga, nella Formula 1 non si possono usare le armi. Sto male. Male. Raga, devo... Facciamo devo, così. Devo tornare indietro. Raga, io posso solo seguirlo. Di me, ho guardato la mappa al volo, siete dietro di me. Devo correre. Allora, Marco, arriva quella mia di prossimità, per favore. Non ne ho. Raga, lui è suo. Mamma mia, che sgommata. Raga, ma io se ti vedo, cioè se vi vedo, non vi riconosco. È questo? Questo? No, raga, ma è troppo potente, mi ha fatto volare. Ma io che devo fare? Steph, cambiati veicolo, mannaggia te. Io non vi ho detto che veicolo scegliere. Stelle di polizia, perché? Ho appena chiamato Lester. Ho una proposta. Vai. Steph deve cambiare auto con uno dei passanti. Bello. Per forza. Ma con dei passanti è troppo. No, è impossibile, ragazzi. No, per noi è impossibile così, raga. Steph, guarda che sei infermabile. Ho segnato start per vedere dove sei. Sei dietro di me. Dai, Marco. No, questo è Marco. Oh, la polizia che noia, raga, non ce la faccio più. Ma perché ce li ho sempre dietro che non ho fatto nulla? Sto solo andando dritta. Basta. Ah, non lo vedo in giro. Raga, è zitto, quindi sta combinando qualcosa, Sì, sta combinando qualcosa del suo, starà combinando, raga. Sta combinando. Qua c'è un batto di polizia che mi stava aspettando. Ma io perché ho la polizia? Qualcuno me lo spiega. Allora, siamo a 10 minuti. È qua fermo, è qua in giro. È questo tizio qua. La polizia si è fermata. È questo tizio qua.
Che tizio? No, è qua in zona per forza, no, Marco. Raga, basta. Io, ragazzi, non ho la polizia. Non mi vorrei dire questa cosa. È tipo cosa. Del cespuglio. Qua c'è il veicolo, io lo rubo. Dove sei? Sei qua. Io è qua, divento raga. Pazza oggi, raga. Non mi posso fermare perché mi ha sparato. Dov'è il veicolo? Posso richiamare l'S? Mi ha sparato, mi ha ucciso. Non è vero. Marcia è morto. Mi hanno ucciso. I poliziotti mi hanno ucciso. Ecco. No, altri 3 minuti. Ma io c'è, c'è un casino atomico, raga. C'è un casino atomico. Io posso sentire lo start adesso? Avete rotto le avete rotto. Ma pure un back, che do. Ma noi possiamo ucciderlo, giusto? Cioè, dobbiamo ucciderlo? Dobbiamo ucciderlo, non riesco più a dirlo, ragazzi. Ho la polizia che mi segue senza aver fatto nulla. Raga. Aiuto. Lasciatemi in pace. Aiuto. Raga, secondo me è dietro lui. Sto sparando a qualcuno, è lui. Perché vedo l'arma con la OP? Perché c'è Steph che è qua sotto, lui stava sparando, l'avevo beccato. Dove è qua sotto? Come te lo spiego? Qua in un fossato. Bravissimo, Marco, è lì. Che paura. Come fa a essere qua? So. Era lì, ti giuro, li stavo sparando. Okay. Ah, l'ho visto a sinistra, qua a sinistra. Raga, prendetelo. Dov'è? Qua. Mi sparo, mi sto sparando. Mi ha ucciso. Ce la fai, Marco, ce la puoi fare. L'ho ucciso. Dove vuole TL, stai in rubrica. Steph, però. Che succede? Vi ho ucciso entrambi. Sta salendo. Devo correre. Impossibile. Allora, beccarti. Io, ragazzi, potevo riaprire e ho visto dov'è. Ma raga, io faccio spesso start, ma non lo vedo proprio. Cioè, per me no, è come non aprire. È nelle montagne, raga. E io sono lì a fianco, io nella strada a fianco. Ma salgo sulla montagna. Vuoi andare al Monte Ciliad facendo proprio la strada alla montagna? Poi, ragazzi, non lo vedo, era qui vicino, mannaggia. Mi hanno bucato qualche ro... No! Perché sei fuori dal veicolo? L'hai beccato? Sì, ragazzi, qui nelle montagne fermo con le armi laser che io non posso usare perché ho l'auto. Sto infame. Allora. Io lo investo. Ti giuro che lo investo, ragazzi. Aiuto. Continua a essere nei monti. Raga, Stefano ha richiesto un lancio di armatura ballistica. Raga, lo sparo. Spingo la mia macchinina. Chi mi ha sparato? Chi è? Ma no, Ferenato, sono io. Porca miseria, ho visto rosso perché quello scemo ha la giacca rossa. Mannaggia. Scusa, Mark. No, tranquilla. Era qui, quindi pensavo fosse lui che avesse un veicolo per camuffarsi. C'è l'ho l'armatura balistica davanti a me. L'ho fermata. No. Prendila. Bravissimo. Tu. No, mi ha ucciso. Raga, lo investo. Investo. Sei nascosto dietro la... Marci, dove sei? Aiuto. Raga, io non riesco a salire. Marci, abbiamo bisogno di te. No, è finita. E cosa dobbiamo fare? Finita quando una cosa è finita. La tua auto l'ha protetto. Io davvero sto cadendo giù dal monte. Raga, la mia auto è da corsa. Non è fatta per scalare le montagne, quindi non ci riesco. Maledetti, Mi sta impazzire. Perché ho di nuovo 2 stelle? Perché non sto facendo nulla? A prescindere, guarda, è allucinante. Non sto facendo nulla. È tutto di parte a Steph, ragazzi. Ma sto gioco fa schifo. Anch'io sempre le stelle, ma cosa volete? Non faccio nulla, ragazzi. Io davvero non ne posso più. Io non, ragazzi, sono concentratissimo, ma non lo becco, non lo vedo. Ma io non lo vedo. Ma anche facendo start non capisco dove sia. Ricordatevi dei 2 minuti in cui si può aprire la mappa, perché è lì che l'ho beccato. Io l'ho beccato così a fortuna nella montagna. Allora, secondo me è ma lì Fere, sopra. Fere, io ho fatto start, ma non l'ho visto. Te lo giuro. Raga, siete tutti nella montagna. Bene. Siete tutti vicini, Marci. Guardati bene. È finita per il campione. No, Steffo! Dove mi spara? Io non lo vedo, raga. Non... No, ma raga, è ridicolo. È ridicolo, sto ragazzo. È nel cespuglio? Cioè, sei nei cespugli con. Non è vero. Io, raga, entro in tutti i cespugli. Sei ridicolo. Da qualche parte esplosioni. Chi è stato? Aiuto, che ragazzi, pazzi. Sto cercando di fare tutti i cespugli in zona, che vi devo dire. Cioè, più di così. Campione? No, raga, è impossibile. Ma è dici impossibile. Dov'è, Marco? Dici dov'è? È in un cespuglio sulla montagna. No! Si è zittito. Raga, io mi sono ribaltato. Raga, ho capito ora dallo start. Dopo mezz'ora. Io guardavo dove era Marco. Che campione, okay, sto okay, qua. Bene. Lo vedo! È laggiù! È matto! Prendetelo! Dov'è? Questo qua è matto. È sotto. È sceso quindi? Sì, è sotto. Raga, io con quest'auto ho grandi difficoltà.
Aiuto. Io sono rotto. Ah, vabbè, ma sei illegale! raga, con la tuta balistica lì è devastante. Come noi poter ucciderti? Allora, ma cosa volete? L'ho chiamata mentre ero in mezzo a un cespuglio, a mani nude, con 3 stelle di polizia. Eccola! Eccola, raga, stavo verso la spiaggia! Ok, verso la spiaggia. In che senso verso la spiaggia, Marco? Verso la spiaggia, Marci. Andiamo non verso so la spiaggia. Non so che senso tu possa interpretarlo. È in spiaggia, quindi? Dovrebbe essere in spiaggia. Lui sta andando verso la zona. Esplodere, raga, aiuto. Mi hanno sparato. Zafere! No, no, ragazzi, ma non lo puoi prendere. Da dove ti ha sparato? È imprendibile. È praticamente di fronte alla spiaggia, prima di scendere sulla spiaggia. Raga, lo sto prendendo, ma non può morire. Raga, io... L'ha investito! Aspettate. Che male! L'ha investito, raga, l'ha investito! Sì, ma l'ha investito mentre lo stavo sparando. Dov'è no, adesso? Steph, questo è camperare. Oh, questo è camperare. Il mio treno da camperare. Che vuoi? Fatti una vita. Questo allora, è camperare. Calma. Dov'è lo schifoso? Dove sei? Vado Marci. No, mi fai... Ragazzi, è imprendibile. È un non capisco god. Dove siete. Oh, raga, io li stavo sparando e poi qualcuno l'ha investito. Sei un maguarda. No, no! No, io sono fatto. No! Lurido! Ho scarzone! Ci ho provato, raga. Non lo trovo. Cioè, dimmi di preciso dov'è. È in strada. Adesso è in strada. Sì, ragazzi, però a me uccide la polizia. Basta! No, 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 no. Aiuto, che sono spanata vicino a lui. Ma no, no, è Marci. No, Marci, che Marci. Tere, non si capisce niente. Marci, senza Marci, questa vestita di rosa. Tere, con non si capisce scuro. Niente. Non ci sto capendo nulla. Sono in spiaggia. Ma porca. Che stanno raga, puntando sti qua? Raga, è matto comunque. Cioè, non date una tuta balistica nella vita reale a Steph, che è un matto. Dov'è? Opla! L'hai preso, Marco? No. L'ho schivato. Comunque, Steph Magnifico sta diventando psicopatico. Cioè, mi è comparso su GTA, raga. Non l'ho detto io, Mi è comparsa proprio la notifica in basso. Raga, dobbiamo a prendere. Sinistra. Dobbiamo fare la combo. Usare l'arma, quella, l'atomizer. E poi, mentre cade, lo sparate voi. Dov'è? Okay. Bisogna capire dov'è lui. Allora. È in spiaggia. Ok. Ma che matto che mi segue, aiuto! Ma poliziotto schifoso! Ma vai al bar, vai! Io mi dissocio da Marci, cioè, boh. Ragazzi, sta c'è scappando. Un casino. Ha beccato Steph? No, hai beccato un poliziotto. Ragazzi, ho 4 stelle. Raga, cioè, ma non si può, però. Comunque, allora è lì, ragazzi. Tutti gli elicotteri che lo seguono. Eh sì. Sta 4 stelle, è l'unico con 4 stelle al momento. Steph è morto? Come Steph è morto? Magnifico. Come è morto? No, ma dalla polizia non vale, però. Ti ha ucciso la polizia. Eh sì, che va. Fa niente, è sempre morto comunque. Allora, no, ma è tristissimo, raga. Un finale così, no. E mi sa che non erano passati 20 minuti al pelo, raga. No, 21 minuti. 21. Però 20 minuti di rec. Eh no, 21 no, minuti di timer. 23. No, sono 23 di rec, quindi ha vinto. GG. Allora, posso fare i miei GG a Steph, che però... No, è stato... Allora, a parte stato, tutte le armature, se l'è giocata bene, comunque. Sì, dai, sì. Cioè, allora, io anche con tutto quell'equipaggiamento sarei morta prima. Fossi rimasto solo nel veicolo, era un conto. Abbandonando quello è stato rischiosissimo, Sì. Tanto. Perché comunque non siamo riusciti a prenderlo nelle montagne, quando, anche prima che avesse l'armatura, quindi... Vabbè, dai, è andata così, GG. Ok, va bene. Non voglio più rifare queste cose, sono troppo stressata. È stato divertente. No, è stato ci siamo divertiti. È stato molto divertente. Marco ce l'ha con me, raga. Mi sta uccidendo. Ci vediamo alla prossima. Ciao!